L'esperienza che stiamo illustrando è quella del calorimetro delle mescolanze. Questa esperienza è stata svolta nel laboratorio di fisica del liceo scientifico Stefano Patrizi di Cariati Marina, dalla classe 4C nell'anno scolastico 2006-2007. Lo scopo di questa esperienza è quello di determinare l'equivalente in acqua del calorimetro, cioè la massa d'acqua che, subendo un aumento di temperatura pari a quella del calorimetro, assorbirebbe la stessa quantità di calore che acquistano i materiali di cui è fatto. Per ricavare la relazione che ci consente di calcolare l'equivalente in acqua del calorimetro, supponiamo di avere due masse d'acqua, M1 ed M2, con temperatura diversa T1 e T2, con T2 maggiore di T1. Mescolando queste due masse d'acqua, quella con il calore più elevato cederà il suo calore alla massa più fredda, fino a quando non si raggiunge una temperatura di equilibrio che indicheremo con T e Q. Indicando con QC la quantità di calore ceduto e con QH la quantità di calore acquistato, e tenendo in considerazione che il calorimetro non disperda e non ceda calore, varrà la legge di conservazione calore ceduto uguale a calore acquistato. Nella nostra esperienza però questa legge non vale, perché bisogna considerare la quantità di calore che il calorimetro cede e disperde. Quindi indicando con QC questa quantità avremo l'equazione calore ceduto uguale a calore acquistato più il calore acquistato dal calorimetro. Da questa relazione è facile ricavare la seguente equazione, dove C indica il calore specifico dell'acqua, M2 la massa d'acqua più calda, T2 la sua temperatura, TQ la temperatura di equilibrio, M1 la massa d'acqua più fredda, e T1 la sua temperatura, ed MC l'equivalente in acqua del calorimetro, che si ricaverà dalla seguente formula. Gli strumenti utilizzati nella nostra esperienza sono un calorimetro, un contenitore per l'acqua, una pinza ad ustioni, due termometri, uno ad alcol e uno a mercurio, un cilindro graduato ed un fornello elettrico. Il calorimetro è uno strumento che serve per misurare la quantità di calore e lo scambio di calore tra le due masse d'acqua. Al suo interno è costituito da una parete riflettente che permette al calore di rimanere all'interno del contenitore. Le pinze ad ustioni sono delle pinze che permettono di spostare gli oggetti senza procurare ustioni, perché sono rivestite da un materiale termicamente isolante. I termometri sono di due tipi, uno ad alcol che ha una portata di 110 gradi centigradi per una sensibilità di 1 grado centigrado e uno a mercurio che ha una portata di 50 gradi centigradi per una sensibilità di 0,2 gradi centigradi. Il cilindro graduato è un cilindro di vetro graduato che permette di misurare il volume del liquido. Misuriamo 150 ml di acqua distillata utilizzando il cilindro graduato. Li versiamo nel calorimetro. Misuriamo la sua temperatura, nel nostro caso è risultata essere 21 gradi. Misuriamo altri 100 ml di acqua distillata e li mettiamo a riscaldare sul fornelletto elettrico. I 100 ml di acqua sono stati posti sul fornello elettrico e messi a riscaldare. Per misurare la temperatura dell'acqua utilizziamo il termometro ad alcol che presenta una portata di 110 gradi centigradi ed una sensibilità di 1 grado centigrado. Misuriamo con questo termometro la temperatura di ebollizione dell'acqua che è pari a 100 gradi centigradi. Senza disperdere calore, utilizzando l'apposita pinza ad ustioni per prendere il contenitore posto sul fornellino, versiamo questa massa di 100 ml nel calorimetro. Chiudiamo bene il calorimetro e mescoliamo il contenuto per favorire lo scambio di calore tra le due masse. Inseriamo il termometro nell'apposito foro situato nel coperchio del calorimetro e registriamo la temperatura di equilibrio. Nel nostro caso è risultato essere 48,6 gradi centigradi. Dal risultato ottenuto dal nostro esperimento possiamo affermare che l'equivalente d'acqua del calorimetro calcolato con questa equazione è pari a 36,23 gradi. Calcolando l'errore su questa equazione otteniamo un risultato di 6,38 grammi.
Questo significa che il calorimetro utilizzato a parità di aumento di temperatura assorbe la stessa quantità di calore di una massa d'acqua distillata, pari a 36,23 grammi.